Un saluto a tutti. Essendomi ripromessa di parlare dei grandi schemi che occludono, la mente reale e quindi che tengono in piedi la mente condizionata, che sono i pilastri della mente condizionata, io vorrei parlare del tema della giustizia. Non intendo parlare della giustizia in termini legislativi, intendo parlare del concetto di giustizia che ha l'umanità condizionata. Muore una persona giovane e si dice non è giusto. Ed è un'esternazione molto comprensibile perché effettivamente sembra ingiusto, no? Che una creatura che ancora non ha vissuto appieno la vita possa venire a mancare così presto, specie poi se si parla di un bambino, non ne parliamo. Ma a volte, non so, c'è un incidente, c'è un malessere, c'è chi viene, oppure c'è un lutto in famiglia e spesso si sente dire non è giusto. E la prima frase che viene è per me, perché a me? Come se, accadendo al vicino diventasse giusto, o almeno, che è più reale, non ci fosse il problema, non sorgerebbe il problema. Ci sono varie ragioni perché questo accade. Ad esempio, molta gente pensa che essendosi comportata bene ha diritto a una specie di protezione divina, per cui a loro non accadrà nulla. E si sono comportati bene in quanto hanno fatto dei sacrifici, cioè non sono vissuti come avrebbero voluto. E quindi c'è la rabbia perché questo poi non avviene. Tanto è vero che a volte chi ha un evento molto duro, una malattia o la morte addirittura di una persona cara, dice non credo più in Dio. Cioè finché Dio faceva morire gli altri andava tutto bene, quando fa morire una persona a lei vicino non va più bene. Questo è riferito appunto al fatto che noi crediamo che un nostro comportamento in sintonia con le leggi divine, o quelle che noi reputiamo le leggi divine, o quelle che ci hanno insegnato, anzi, siano le leggi divine, noi abbiamo diritto a una protezione. Naturalmente questo è contrario al buon senso, no? Perché nel mondo accadono dei fatti tremendi, no? Cataclismi, vulcani che eruttano, terremoti, maremoti, uragani che spazzano via intere città, no? Interi paesaggi, interi paesi, eccetera. E nessuno si chiede, ma quelli là Dio non l'ha protetti? Qualcuno dice: beh, ma sui cataclismi Dio non ci può fare nulla, come no? E che Dio è? Se un cataclisma c'è, vuol dire che Dio l'ha consentito, cioè o questo Dio non si interessa, o si interessa di tutti, o almeno si interessa di tutti quelli che lo pregano sufficientemente o
si comportano bene secondo i suoi canoni, no? Ora, fra tutte queste persone, uno tsunami, anni fa morirono 2000 persone, non ce n'era una che aveva pregato bene o che si era comportata bene? Non è credibile, no? Ecco, questo è il condizionamento mentale più forte che abbiamo, uno dei più forti, non il più forte. È il condizionamento del premio e del castigo. Se io mi comporto bene, io sarò o premiato o risparmiato. Se io non mi comporto bene, sarò punito. L'idea che tutto ciò non sia vero, e la storia, attuale e passata lo dimostrano grandemente, no? Che non sono i più buoni quelli che vanno avanti, ma in genere sono le più carogne. Tant'è vero che il Machiavelli ci scrisse un libretto abbastanza importante, no? Quello del principe, no? Dove gli consigliava come muoversi per fregare meglio la gente, insomma, cioè per fregare meglio come immagine, perché lui voleva poi l'unità d'Italia, ma questo è un altro paio di mani. Cioè non è il migliore che va su, se c'è, so, un Mandela è un'eccezione enorme, no? Tutto il resto in genere sono persone di potere e che non guardano molto per il sottile. Quindi l'idea di giustizia è collegata al fatto del comportamento. Se io mi comporto bene, Dio avrà un occhio di riguardo per me. Se io vado a Lourdes, la Madonna avrà un occhio di riguardo per me. Se io faccio, c'ho il fuoco di Sant'Antonio e vado a Sant'Antonio di Padova, sentito poco tempo fa, sicuramente mi tolgono, sicuramente forse no, ma comunque ho buone probabilità di venire curato dal fuoco di Sant'Antonio. Quindi basta rivolgersi ai santi giusti, al Dio giusto, comportarsi in un certo modo, eccetera, eccetera. C'è quindi un criterio di giustizia che è dato dal rapporto fra Dio e l'uomo, anzi fra l'uomo e Dio. Togliere questo vuol dire togliere la possibilità della protezione, il che spaventa tantissimo, perché l'idea che noi possiamo ammalarci o soffrire o morire come tanti ci terrorizza. Per il semplice fatto che noi abbiamo una paura fregata della morte. E se noi andiamo a vedere le tombe degli Etruschi, io ricordo le tombe di Tarquinia che hanno lasciato poi sbiadire in una maniera indegna, veramente. Erano visibili quando ero bambina io, adesso è rimasto praticamente nulla. E non mi risulta che abbiano né staccato né copiato quelle immagini per salvare una civiltà. I resti di una civiltà che è unica al mondo, ma noi italiani dell'arte ce ne curiamo poco, purtroppo, o almeno i nostri politici. In qualità di gente non troppo colta se ne è curata sempre poco, peccato. Comunque dicevo, nei libri qualcosa è rimasto, no? E se guardiamo le tombe etrusche, si facevano minimo una settimana di feste, no? Per quando moriva qualcuno. C'erano i banchetti funerari, c'erano addirittura i giochi, no? I ludi in onore del morto, cosa che non si farebbe mai oggi, non dico come dispendiosità, ma è caduto in disuso, tranne in rare zone del sud, di fare il banchetto per rievocare il morto, che trovo una cosa molto bella invece. Ma lì c'era il festeggiamento addirittura, cioè l'essere moriva e andava a stare in una situazione migliore.
questa era l'idea. Per cui in fondo era stato un buon evento quello della morte. E si vede come coloro che banchettano sono allegri, sono vivaci, le tombe sono piene di scene che sarebbero piaciute al vivo, la scena di caccia, la scena del saluto, la scena delle onde, eccetera, eccetera. Le danze, sempre in onore del morto, no? Noi muore qualcuno, è qualcosa di cupo, di molto organizzato, di molto anche settorializzato, no? Le pompe funebri che ti calano come avvoltoi per chiederti se vuoi questo, vuoi quello, vuoi l'altro, no? C'è tutta un'organizzazione che vorrebbe essere spirituale, ma di spirituale non ha nulla, no? A cominciare dalle famose messe per i morti. Per il fatto che noi dobbiamo aiutare i morti e i morti non possono aiutare noi, come già io dissi, e c'è poi la contrattazione allucinante con la Chiesa, no? Che ti dice: noi una cerimonia funebre ce ne facciamo, cioè con una messa funebre ci facciamo quattro cerimonie perché vengono quattro persone dentro una bara, no? Perché se la vuoi da sola costa di più. È una cosa. Se vuoi che il prete dica delle parole in più per il tuo morto, devi pagare qualcosa in più. Cioè, non c'è niente di umano in questo, è veramente disumano. È un business, anche la morte è un business. C'è da un lato la cupezza, da un lato il dovere. Bisogna onorare i morti. Bisogna fargli dire le messe perché sennò poveracci questi soffrono senza sapere perché poi, no? E c'è questo dolore per lo più chiuso perché nel sud già va un po' meglio, ma se andiamo nel nord nessuno piange ai funerali o quasi, perché contenere le emozioni è sano. Contenere le emozioni è sano laddove vanno contenute, no? In un funerale è logico che le emozioni possano uscire fuori, è il luogo giusto, no? E non so, è sul lavoro che andrebbero contenute, no? O con degli estranei, eccetera. Ma il fatto è che noi non conteniamo le emozioni, le isoliamo, le chiudiamo, le tappiamo, questa è la realtà. Quindi, essendo la morte da noi tenuta lontana dalla coscienza, ne consegue, scusate, chiedo scusa. Quindi, per tornare al tema della giustizia, c'è l'idea che debba esistere un correlato tra il nostro comportamento e la reazione del nostro destino, cioè il nostro destino è dettato dal nostro comportamento, il che in parte è anche vero, ma non nel senso che intendiamo noi. È vero che esistono delle energie che si muovono nell'universo e senza allargarci troppo, diciamo, intorno alla Terra, per cui il nostro comportamento influisce sul resto che influisce nei nostri confronti. Ridimensioniamo la cosa, altrimenti sembra un'ambolica ed esagerata. Il nostro comportamento nei confronti di chi ci sta intorno, delle persone che frequentiamo, è
influisce sulle persone che reagiscono in un certo modo, ovvero se noi siamo interiormente aggressivi, gli altri si sentiranno aggrediti, anche se noi non ce l'abbiamo con loro. Attenzione, perché spesso le persone dicono: ma io sono stata gentilissima, però l'altro gli arriva. Se noi siamo aggressivi, di un'aggressività non capita e quindi spalmata ovunque, gli altri non devono avere una capacità particolare per capirlo, ovvero sono pochi quelli che riescano a capirlo, ma comunque gli arriva lo stesso. Mi spiego meglio. Se noi siamo aggressivi, le persone a cui ci rivolgiamo sentono una speciale sgradevolezza nei nostri confronti, perché è come se noi li stessimo aggredendo. Non capiscono di che si tratta, ma sentono la sgradevolezza e si allontanano da noi, o ci allontanano. Se queste persone sono invece particolarmente evolute, sentono l'aggressività, cioè gli arriva che è aggressività, e naturalmente sanno anche distinguere a questo punto se ce l'avete con loro o ce l'avete con qualcuno di molto lontano. Quindi il nostro stato d'animo, più che il nostro comportamento, arriva agli altri. Ecco qua che già qui il concetto di giustizia salta, perché noi possiamo essere stati formalmente gentili con gli altri, ma gli altri hanno reagito magari escludendoci. È importante capire questo, perché gli stati d'animo arrivano agli altri. Quindi il concetto di giustizia, diciamo che nell'universo non esiste, o almeno non è la giustizia intesa nel modo in cui la intendiamo noi. Noi la intendiamo sulla base di regole, la intendiamo su una base mentale, perché siamo abituati a un concetto mentale. Noi siamo abituati a vedere la potenza divina come un genitore, il quale, se siamo buoni, è contento e ci premia, se siamo cattivi ci castiga. Quel Dio lì, come noi lo intendiamo, ovviamente non esiste, è un'invenzione umana, anche perché il Dio, cioè l'essenza di tutto questo, sarebbe il Dio di tutte le galassie, di tutti gli universi. Sai quanto gli importa in particolare dell'uomo? No? L'uomo si è messo sempre al centro del mondo, no? La religione ha mirato anche a metterlo al centro del mondo, dicendo che lui era quello che aveva l'immagine di Dio, fatto a immagine e somiglianza di Dio. Poi quando si scendeva in particolare e si domandava: ma questa somiglianza cos'è? I preti rispondevano: la somiglianza è nell'anima. Che vuol dire nell'anima? Che Dio c'ha emozioni, sentimenti come li abbiamo noi? Beh, sembra un po' riduttivo, no? Ci si aspetta qualcosa di molto più ampio. Poi si dice: Dio è amore, invece non è amore nemmeno per niente, perché poi punisce. E l'amore non punisce. Soprattutto non punisce in maniera irreversibile, né in maniera così crudele come ci hanno fatto intendere. Cioè un Dio che si
che si consente di punire mettendo tra le fiamme eterne le persone, eterne o non eterne, è di una cattiveria degna peggio di Hitler, insomma, no? Per cui poi ritenerlo un dio d'amore ritiene una copertura della mente che non finisce più. Richiede una rinuncia totale alla propria capacità di discernimento. Quindi uno dei canoni, uno degli schemi più potenti che ci sono nella mente umana è quello della giustizia, e cioè mi accadranno le cose a seconda di come mi comporterò. No. Accadranno le cose a seconda della consapevolezza che avrò. Questo sì. Cioè all'universo della nostra obbedienza alle leggi non gliene importa nulla. Cioè all'universo interessa il nostro grado di consapevolezza. Se è un grado molto basso, non riesce a sfangarla e in qualche modo viene divorato. Se è un grado abbastanza elevato, lì si combatterà una battaglia per vedere chi vince. Ma questo ne parleremo poi. L'importante è capire che nessuno ci sta a guardare dallo spioncino. Noi ci siamo inventati un Dio che addirittura si infila sotto le lenzuola per vedere come facciamo sesso. Le monache si raccomandavano quando si doveva fare la comunione: non vi toccate, perché toccarsi era peccato. Non si doveva fare sesso per piacere, ma per fare figli. Cioè la negazione di ogni piacere. Questo è il fondamento ideologico. Io mi sacrifico, cerco di provare meno piacere possibile, cerco di essere più obbediente possibile alle leggi, di astenermi dai facili piaceri, di accettare le sofferenze e offrirle a Dio, Dio crudelissimo, a cui piacciono le sofferenze, e Dio mi risparmierà. Il mondo ci dimostra che tutto ciò non è vero, che all'universo di noi non gliene frega niente. Fermo restando, come ho già detto, che ci sono delle entità in realtà che si occupano di noi, ma dipende dal nostro grado di consapevolezza. Queste entità hanno scopi più o meno carini a secondo del nostro grado di consapevolezza, perché noi attiriamo le simili nature. Guardate che una delle leggi più reali dell'universo è questa. Le simili nature si attraggono. E questo vale sia in campo umano, sia tra il campo umano e il campo invisibile. Naturalmente qualcuno dice: ma allora io ho quello che mi merito nella vita. Perché qualcuno l'ha messo così, come forma di espressione, ma è una forma di espressione, non è una realtà. In realtà non è che abbiamo quello che ci meritiamo, ma abbiamo quello a cui siamo legati. Se io sono legata a un padre o a una madre che mi hanno maltrattato, odiato, eccetera, eccetera, io cercherò un partner che mi odia e che mi maltratta.
giorni fa, 1 o 2 giorni fa, è stata la ricorrenza, non so se della nascita o della morte, non me lo ricordo, l'ho guardato per caso su Google, e c'era una poetessa statunitense, molto brava, molto carina, molto intelligente, che parlò delle sofferenze, che lasciò poi un diario sulle sofferenze atroci che subiva come torture dal proprio marito. E lei aveva un amore malato nei confronti di questo marito. Bene, tutto ciò deriva dal rapporto col genitore. Naturalmente 2000 persone lo negherà, 2000. Questo non lo guarda nessuno, ma insomma se fosse divulgato. Moltissime persone, la maggior parte lo negherebbero, però è così. Se noi siamo stati abituati bene, nessuno potrà trattarci male, perché noi penseremo di non meritarcelo. Se siamo stati trattati male dai nostri genitori, pensiamo che dobbiamo adattarci a un marito o a una moglie, perché c'è anche il contrario, che ci maltratta, perché non ci meritiamo di meglio, perché valiamo poco. E non c'è eccezione a questa regola. Nessuno che è stato trattato bene si fa trattare male da adulto. Nessuno che è stato trattato bene da bambino si fa trattare male da adulto. Il fatto è che noi rimuoviamo, cancelliamo i maltrattamenti dei genitori, per cui diciamo no, non è vero. Ma la totalità delle persone cancella il maltrattamento dei genitori, sia esso un maltrattamento magari non voluto, dovuto semplicemente alla personalità dei genitori che a loro volta sono stati abituati a dei genitori piuttosto severi, piuttosto contenuti, piuttosto mentali, eccetera, eccetera, non necessariamente cattivi nei confronti dei figli, no? Magari a loro modo gli vogliono pure bene, però li hanno fatti soffrire. Poi ci sono quelli invece che sono veramente crudeli, ma prima di arrivare a quelli ci sono questi. Noi cancelliamo tutto. I genitori ricordati cattivi sono delle eccezioni. La maggior parte sono santi. Quindi, ritornando al criterio di giustizia, bisogna capire che sulla terra non c'è giustizia. E in realtà non c'è neanche giustizia nei cieli, insomma, no? Anche perché i cieli sono quelli della nostra testa. Come già ho spiegato, il rivolgersi dell'umanità al cielo è lo staccarsi dall'istinto che sta in basso, no? Dall'ombelico in giù regna Belzebù. Quindi uno dei principi da cui ci dobbiamo staccare è quello della giustizia, e cioè che a seconda di come mi comporterò, mi accadranno le cose nella mia vita. Possiamo tranquillamente fare quello che vogliamo. Nessuno si occuperà di questo. Quando in effetti cade la mente e ci accorgiamo di questo, a quel punto noi siamo liberi di comportarci come vogliamo. Naturalmente qualcuno dice: ma se io mi comporto come voglio, faccio un casino. Io posso fare pure una strage. Se sono libero di fare quello che voglio, e figurati quello che farei. Non è così. Prima di tutto perché c'è un mondo intorno che non ci consente di fare quello che vogliamo, o almeno ce la fa pagare. Esistono le leggi. Esiste l'accettazione delle persone, eccetera, eccetera. Ma poi, il momento in cui cade la mente, noi siamo già liberi.
abbiamo già capito che non esiste qualcuno che ci sta a osservare dall'alto e ci punisce o ci premia. E a questo punto siamo liberi di lasciare esprimere la nostra anima, ma sempre rispetto all'ambiente in cui siamo, perché l'ambiente risponderà al nostro comportamento e quindi ci dobbiamo fare i conti. Se io voglio andare in giro con le luci sulla testa, nessuno mi arresta se lo faccio, però mi prenderanno per pazza. Se a me non importa di essere scambiata per pazza, posso andare in giro con tutti i lumini sulla testa. Ma se poi io soffro di essere considerata pazza, devo evitare di andare in giro con i lumini sulla testa. Questa è la semplice realtà. Che i conti poi li dobbiamo sempre fare con l'ambiente e dipende da ciò che vogliamo come risposta dall'ambiente. Una persona consapevole sa qual è la risposta che gli darà l'ambiente e vede se è consona a quello che lui o lei desidera. Quindi questo principio di libertà, ovvero questa mancanza di limitazione dovuto al premio e al castigo, non è facile da accettare, perché ci si sente improvvisamente scoperti, ci si sente improvvisamente vulnerabili, perché si rischia improvvisamente di morire. Non c'è nessuno che ci protegge dalla malattia, dagli eventi funesti e dalla morte. Questa, in sintesi, è la ragione per cui teniamo in piedi il simulacro di giustizia nel mondo, pur vedendo che essa non esiste. Apriamo gli occhi su questo e faremo cadere una bella fetta della nostra mente, e ne conseguirà che saremo più liberi e ci sentiremo meglio. Un saluto a tutti.